No, sanno già i ragazzi, ho portato Federico. A suo punto questo è l'indirizzo che ci sono fatto.
Ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Thank you.
Trastornato. All'alba del terzo giorno, nel giardino dove c'era il sepolcro nuovo e dove era stato deposto: «Donna, perché piangi?» Si rivolge a Maria Maddalena, la quale la mattina presto era andata al sepolcro per fare compagnia a Gesù. Silenzio, il dialogo continua. Maria, a questa parola Maria apre gli occhi, apre il suo cuore e risponde: Rabboni, maestro, signore, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Scompare. I discepoli sono sbalorditi, sono pieni di entusiasmo, di gioia. Tornano indietro, tornano a Gerusalemme, rifanno la strada all'incontrario, ma la fanno in maniera veloce. Devono annunziare qualcosa di grande, non risorga. È incredibile che il mondo creda che sia risorto. È incredibile che questo annunzio venga dato a delle persone semplici, povere, che sfidano la realtà. Cristo è risorto. Miei cari fratelli, pure noi siamo invitati a dare voce a questa incredibilità, a questo fatto incredibile, non tanto con le nostre parole, quanto con il nostro esempio e la nostra testimonianza. Camminare speditamente nella via della testimonianza e della fraternità, augurando a tutti, a ciascuno di noi, una felice Pasqua e un buon cammino di Emmaus. Ed ora accogliete la benedizione come segno di impegno della nostra Chiesa di Galatina e come impegno del nostro cammino. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.